Con il caldo volano gli acquisti di gelato, con boom di coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è diventato il primo produttore dell'Unione Europea. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi, dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città, nelle pause di lavoro, ma anche in relax al mare ed in spiaggia. Vi piace il gelato? Sì, molto. Tutto l'anno o solo in estate? Tutto l'anno, sempre, in tutti i tempi. Quanti gelati uno... Io 2-3 al giorno. Però, gusti? Gusti, il caffè mi piace, stracciatella, pistacchio. Al giorno no. 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 A settimana, 2-3. 2-3. Sì, anche d'inverno. Anche d'inverno. Gusti classici? O... Classici, per me classici, creme. Creme. Anche per me creme, sì. No, creme anche per me. Il gelato sembra un classico estivo, insomma. Sì, anche se sentiamo parlare di gusti nuovi, non so se lo conoscete. Sì. Alle arachidi. Ecco, qualcuno l'ha fatto anche all'olio d'oliva. Ma all'olio insomma, d'oliva, va bene. Va bene. Però i classici vincono sempre. Sì, sì, sicuramente. Certo, ci piace molto il gelato. Molto il gelato, certo. Tutto l'anno o solo in estate? Beh, in estate in particolar modo. La scusa è quella della bambina, poi lo prendono anche beh, i genitori. Sì, quella è una buona scusa in effetti. Il gelato è uno degli alimenti più amati dagli italiani, che ne consumano oltre 6 kg all'anno pro capite, soprattutto nei 40.000 laboratori artigianali che utilizzano materie prime fresche e che arrivano dal territorio, dalla frutta alle uova, al latte, alla panna. Tutto il comparto, precisa la Coldiretti, utilizza ogni anno 220.000 tonnellate di latte. L'Italia, con circa un quinto, il 19% del totale, ha conquistato la vetta del gelato a livello europeo grazie al sorpasso nei confronti della Germania, che lo ha detenuto per oltre 20 anni, ferma ormai al 16%. Ad essere preferito è di gran lunga il gelato artigianale. Nei gusti storici, anche se cresce, la tendenza delle diverse gelaterie a offrire specialità della casa, che contano anche le attese di diverse target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturista, dietetico, e anche a chilometri zero, come il gelato con la frutta locale. Ma quali sono i segreti e le maestrie per un buon gelato artigianale? Lo abbiamo chiesto ad un esperto. Gelato... a pochi segreti, freschezza, qualità e manualità anche. Ma certo, secondo me queste sono le caratteristiche fondamentali, soprattutto anche di una proprio velocità di come farle e di praticamente esecuzione. E chiaramente ci vuole manualità, ripeto, e soprattutto la macchina giusta. I gusti classici e la frutta sono il massimo per l'estate. Ma secondo me in estate sicuramente, anche perché il gelato alla frutta, anzi chiamato gelato, in realtà è un sorbetto alla frutta, non contiene né latte né panna, quindi dà sicuramente una proprio freschezza al palato. Avete qualche chicca vostra, qualche fiore all'occhiello? Aspettiamo settembre, che ci dà tante possibilità di lavorazione con le frutte pre-invernali, e poi invece per l'inverno andiamo sui gusti un po' più caldi, tra virgolette, più ricchi, tra virgolette, di grassi, ma ci vogliono anche loro per riscaldare quando fuori fa freddo.